Amici telespettatori, buonasera. Vale il solito adagio, non è venerdì se non c'è Polifemo, una puntata dedicata all'USB, tanta carne a cuocere, a cominciare dallo sciopero nazionale tenutosi a Roma sul proprio l'impoverimento della condizione dei lavoratori e i tagli del governo Renzi, ma come si suol dire piove sul bagnato. E se il governo Renzi stritola i lavoratori, non fa da meno l'amministrazione comunale di Taranto. Giusto per dare così un'anticipazione, pronunciamo questa parola: congelamento del salario accessorio. E quindi poi analizzeremo anche il rapporto che c'è tra i rilievi del MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, e parallelamente questi tagli, questi congelamenti ai danni dei lavoratori. Parliamo soprattutto del pubblico impiego del Comune di Taranto. Salutiamo i nostri ospiti, siamo qui in casa USB, in quel di Talzano, piazza Lo Jucco. Salutiamo i nostri ospiti, padrone di casa, Francesco Rizzo. Buonasera. Coordinatore provinciale di Taranto. Buonasera Rizzo, a seguire Angelo Ferrarese, responsabile USB pubblico impiego del Comune di Taranto. E ancora Massimo Albano, delegato USB pubblico impiego Comune di Taranto, altro collega, delegato USB pubblico impiego Comune di Taranto, Marcello La Gioia. E allora, intanto Rizzo, partiamo da un breve commento. Noi ci incontriamo mensilmente, intanto un breve commento sul risultato conseguito in Ilva, le ultime elezioni per il rinnovo delle RSU, un risultato che consolida l'USB. Certo che è strana la vita, voi consolidate e prevalete sulla FIOM CGL, la FIOM CGL canta vittoria. Cioè uno vince, l'altro perde, però il perdente si sente vincitore. Sono le cose strane del mondo. Forse le illusioni aiutano a vivere. Oh, diciamo che noi a Taranto abbiamo replicato a quella storica affermazione di 3 anni fa in cui superammo la FIOM CGL, che voglio ricordare l'organizzazione che ha più di 100 anni di storia. Quindi ci siamo riconfermati, per noi era importante stabilizzare l'organizzazione, ci siamo riusciti. Siete la seconda forza politica? Siamo la terza forza, la terza della fabbrica. Avete un delegato in più, se non è? Abbiamo un delegato in più perché stavolta si votava con il proporzionale, quindi non c'erano sostanzialmente le quote di garanzia per le altre organizzazioni. E siamo soddisfatti dell'esito del voto semplicemente perché poi abbiamo affermato, come dire, che USB c'è, esiste, non è come qualcuno ha detto per mesi un'organizzazione, come dire, che passava una meteora, diciamo. Una meteora, sì. E tra l'altro quello dell'Ilva è uno dei passaggi che in quest'anno abbiamo fatto, perché una delle cose che non si dice è che USB durante l'anno 2016 nel pubblico si è affermata in diverse aziende, quindi siamo entrati, come dire, come prima volta, e ci apprestiamo a fare elezioni anche settimana entrante in alcune aziende private metalmeccaniche degli ospedali di Taranto. Questo per dire sostanzialmente che probabilmente possiamo già tirare un primo bilancio del 2016 che è stato nettamente positivo sia in termini di elezioni, siamo entrati in diverse aziende, e in termini di iscritti siamo continuati a crescere. Tra l'altro è stata esponenziale pure la crescita che abbiamo fatto nel pubblico, e qui, come dire, ci sono 3 testimoni. Ora lo scopriremo. Intanto la manifestazione di Roma, la protesta sindacale, e quindi ovviamente lo slogan, ovviamente, più scuola, più pensioni, meno tagli e quant'altro. Il governo Renzi ha penalizzato i lavoratori, così come leggiamo nel comunicato stampa: tagli alla sanità, agli enti pubblici, impoverimento dei lavoratori. Sono questi i tratti, come dire, fondamentali delle manovre e manovrine di Renzi.
Sì, Renzi è esattamente in linea con quella che è il governo europeo, il governo delle banche, con quelle che sono le indicazioni che riceve. Quindi continuano a massacrare lo Stato sociale, continuano ad impoverire i lavoratori. Hanno avuto la capacità di creare in questi pochi anni di governo un dilagare del precariato. Non è un caso che addirittura i voucher, no? Questa pseudoforma di lavoro siano, leggevo dei dati l'altro giorno, siano l'aspetto in questo momento predominante. Oltretutto la precarizzazione, appunto, i dati parlano che con il Jobs Act il governo Renzi nell'ultimo anno ha tagliato il 33% dei contratti a tempo indeterminato e ha incrementato i licenziamenti per giusta ragione del 31%. Cioè, non è precarizzazione questa? Sì, sì, sì. Poi a questo ci unisci la Fornero. Grazie a Dio vai in tribunale, sostanzialmente difficilmente trovo un giudice che ti fa la reintegra perché applica la legge Fornero, e ti ritrovi sostanzialmente con i lavoratori che sono diventati tutti precari di colpo. E il governo che continua a fare annunci, ma che nella realtà continua, come dire, a colpire le classi più deboli. Noi abbiamo fatto lo sciopero venerdì, è stato un bello sciopero, riuscito a livello nazionale, ci sono stati grossi problemi nei trasporti, dove USB comunque sindacalmente è un'organizzazione, come dire, molto forte. E sabato poi c'è stata la manifestazione, il No Renzi Day, che per noi è stata una boccata d'ossigeno. Lo dico perché noi siamo stati a Roma, ci siamo fatti 6 ore di pullman all'andata e al ritorno, 4 km a piedi in quella manifestazione, però vedere, ecco, 50.000 persone. Lo chiarisco, le nostre manifestazioni non sono come quelle di qualcun altro dove vedi il pensionato con ecco, il cappellino e la bandierina sulla testa, no, 50.000 lavoratori attivi o la famiglia al seguito per fare la scampagnata, 50.000 no? Lavoratori attivi che stavano lì a manifestare tutto il dissenso rispetto a un governo che continua, come dire, a non rispettare i cittadini di questa nazione, anzi calpestarli. È stato lanciato un messaggio rispetto al referendum. USB è posizionata sul no a quel referendum. Per noi è un voto che va al di là della questione referendum, che tra l'altro, come dice, prevede la modifica della Costituzione. Una Costituzione che a Taranto, poi è paradossale, non viene applicata in termini di salute e di ambiente, perché si va in deroga a tutto ciò in termini di sicurezza sul lavoro, no? I decreti dell'ILVA, come dire, parlano abbastanza chiaro. Quindi c'è la presunzione di andare a modificare una Costituzione che loro non hanno manco la capacità di applicare, perché non gli conviene applicare la Costituzione. Da questo punto di vista la posizione dell'organizzazione è no. E come dicevo, è stata bella quella giornata perché, ecco, nei momenti in cui pensiamo di essere soli ci rendiamo conto che siamo in tanti. E vedere 50.000 persone, come dire, sfilare, è una soddisfazione. È una soddisfazione. Angelo Ferraresi, invece, l'amministrazione comunale di Taranto soddisfazioni non ve ne dà, perché da un lato noi assistiamo ai rilievi del MEF abbastanza pesanti, rilievi appunto relativi alla tenuta dei conti del comune di Taranto. Il MEF, lo ricordiamo, è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. E quindi se ci sono state queste bacchettate, direi queste mazzate, tra virgolette, per converso chi paga è il lavoratore, perché si assiste al congelamento del salario accessorio e in buona sostanza alla staticità della situazione di progressione economica orizzontale. Buonasera a tutti, direttore, come ha detto giustamente lei, io penso che oggi in questa sede possiamo fare un annuncio. Un annuncio funebre, in quanto si è consumato un delitto. Si è consumato un delitto contro il salario dei lavoratori e i diritti del lavoro in data 19/10/2016, con questa delibera di giunta. La può far vedere, la mettiamo in favore di telecamera. Che sancisce definitivamente, una volta per tutte, la realizzazione di un massacro salariale perpetrato da una classe politica che si è già distinta per aver portato questa nostra bellissima città allo stato di degrado a cui oggi noi tutti possiamo assistere. Con questa delibera di giunta, firmata dal signor Cataldino Giovanni, dal signor Cosa Francesco, dal signor Cotugno Cosimo, dal signor Di Gregorio Vincenzo, dal signor Guttagliere Giuseppe,
dalla signora Lupo Gina, dal signor Scasciamacchia e dall'assessore al personale, voglio ricordarlo e sottolinearlo, a noi sconosciuto Vozza Vincenza, si è operato un taglio unilaterale e proditorio in termini che ancora oggi non sappiamo, perché questa amministrazione all'insegna della democrazia rifiuta il confronto con l'unica organizzazione sindacale oggi realmente rappresentativa dei lavoratori. Si è concluso un omicidio, l'omicidio del salario del dipendente pubblico. Si è scelto di tagliare sul più debole, sul più esposto, invece di tagliare parte importanti di salario a dirigenti che, ricordiamo tutti, per le stesse dichiarazioni del MEF per cui oggi noi siamo condannati, essi percepiscono compensi fuori portata. Ok. Scusami, prego, Rizzo. Hai dimenticato il sindaco Stefano. Ma chi se ne ricorda? Il dirigente Spano, no? Perché hanno partecipato, no, alla... Fattivamente, sì, ricordavo. E lo noce, il famosissimo vice sindaco. Che si sente sindaco in pectore. Se lo noce si sente sindaco, io mi posso sentire presidente della Repubblica degli Stati Uniti. Potrei sfidare Hillary Clinton. Tanto nella vita ho detto: le illusioni aiutano a vivere. Quindi lo noce con le illusioni sta meglio. Buon per lui, buona fortuna, lo noce. E allora passiamo al delegato USB pubblico impiego del comune di Taranto, Massimo Albano. Dicevamo, una occupazione pacifica ovviamente dell'ufficio comunale per protesta contro il dirigente alle risorse umane Paolo Spano. In buona sostanza l'USB rispetto alle altre sigle sindacali viene escluso, forse perché è scomodo? Esattamente. Cioè, in contrapposizione ai risultati nazionali che abbiamo avuto e che continuiamo ad avere, dove sempre più lavoratori si avvicinano all'USB, c'è un muro di gomma della nostra amministrazione che, nonostante ci siano i numeri per sentirci, per farci dire quali sono le nostre posizioni e le nostre richieste palesi e secondo me legittime, ci troviamo ad essere estromessi da una discussione solamente perché la rappresentatività a livello nazionale non c'è, pur essendoci una fortissima rappresentativa a livello locale. E quindi c'è stato questo incontro, questo avvicinamento, tentato avvicinamento, perché noi abbiamo fatto solamente una richiesta di un incontro formale con il dirigente e volevamo fare due semplici domande al dirigente, legittime, ripeto, per i lavoratori del Comune di Taranto. La prima era: come mai si paventava l'ipotesi di questi tagli al salario accessorio? Come mai si continua a tagliare sui lavoratori? E non si fa invece una mia colpa e si dice tagliamo anche a quelli che sono stati contestati dal MEF, cioè i dirigenti e le altre cariche, di alta rappresentatività. Tant'è vero che in questo ulteriore scempio di delibera che ho nelle mie mani si legge di confermare il numero delle posizioni organizzative e implementare le alte professionalità. Ciò significa che loro... le alte professionalità e posizioni organizzative non vengono toccate, a dispregio invece del lavoratore che viene ulteriormente declassato, ulteriormente impoverito da questa scellerata delibera. Ok, passiamo a Marcello Lagioia, un consiglio comunale che dovrebbe essere propositivo ma che invece risulta praticamente svuotato di ogni tipo di propositività. Quello che rileviamo noi è un totale scollamento dalla realtà e dalla vicinanza nei confronti dei dipendenti da parte di questo Consiglio Comunale. Paradossalmente un'amministrazione comunale che dovrebbe essere vicina ai suoi dipendenti fa dei suoi dipendenti le prime vittime. Non per riportare il discorso all'alveo a me più prossimo, che è quello della Polizia Locale. La prima vittima sacrificale dell'attività di questa amministrazione,
che è iniziata ben 10 anni fa, è stata proprio la polizia locale. Ed oggi siamo arrivati con queste ultime, con questi ultimi provvedimenti ad allargare definitivamente la platea delle vittime, coinvolgendo ben oltre anche tutti i dipendenti comunali, congelando il salario accessorio, negando la produttività, o quanto meglio congelandola, per riservarla a chissà quali altri soggetti. Io credo che un'amministrazione che debba e tenda a migliorare, a progredire, debba avere a cuore chi sono quelli che sono il motore dell'attività amministrativa, e sono i dipendenti comunali. E invece questa amministrazione, ben lungi da pensare a questo, ha pensato esclusivamente alle proprie tasche, tasche dei dirigenti e tasche di consiglieri comunali ed assessori, ma non a quelle dei dipendenti, che guadagnano e hanno stipendi al di sopra di quello che è la sussistenza, la soglia di povertà. La soglia di povertà. Bene, termina qui il primo giro di Polifemo, qualche secondo di pubblicità e poi ritorniamo con Francesco Rizzo. Rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo, ci stiamo occupando, una puntata dedicata all'USB, problematiche, scelte o meglio tagli del governo e situazione locale, tagli anche operati dall'amministrazione comunale. Riprendiamo il nostro giro da Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Ritornando alla situazione locale, emerge una contraddizione stridente, palese a tutti. Mentre le indennità dei dirigenti non si toccano, nonostante i rilievi del MEF, nonostante le varie ristrettezze, a pagare sono i semplici dipendenti. Allora uno si domanda, ma cosa, i semplici dipendenti cosa sono? Figli di un dio minore? Ragione Marcello quando parlava di scollatura, credo che questa sia la parola giusta da usare nei confronti della classe politica locale. C'è una, non si avverte la realtà dei fatti, cioè, Taranto oggi è una città che vive in crisi, in realtà come dire, sono anni che siamo in crisi, oggi ancora di più. E sostanzialmente poi si pensa non di andare ed intervenire su quelle che sono anomalie, tra l'altro segnalati da organi come dire, statali, no, ma si interviene sulla fascia più debole, facendo finta di non vedere quelli che sono i meccanismi, come dire, deviati di un certo modello politico. Io quello che mi sento di dire è, fra qualche mese ci abbiamo le elezioni. Io spero veramente le comunali, spero veramente che ci sia un cambiamento, perché non, guarda, non si può assistere all'indifferenza con cui queste persone in 3 minuti, ok, perché quello che è sancito qua dentro, cioè questi hanno affossato per anni quello che è il futuro dei lavoratori, cioè, qua bisogna dirlo, perché poi altrimenti qualcuno dice ma sono vigili urbani, sono dipendenti comunali, stanno bene, cioè ho visto buste paghe loro, sono più basse di quelle dei dipendenti Ilva, eh. Cioè una busta paga di un vigile urbano è 1400 euro al mese, 20 anni di servizio, quindi come non è gente che... Allora, io la domanda che mi faccio è perché non tagliamo la busta paga del dirigente che di euro ne guadagna 10.000 al mese? Più solo del sindaco, per quell'incarico. Quasi. Solo per quell'incarico e magari ne guadagna altri per altri incarichi. La domanda è questa. Secondo dei vari settori che presiede. Perché non si interviene su quello? Perché si continua, come dire, ad azzoppare i più deboli? E soprattutto sto modo di fare a che cosa deve portare? All'impoverimento dei semplici dipendenti, vero Ferraresi? Cioè sono buste paga che la dicono lunga. Ora, il bonus pater familias, quando si deve stringere la cinghia, si stringe per tutti. E oltretutto ci sono anche dei rischi, ovviamente, che il corpo di polizia municipale, chi sta per strada, corre. Inoltre io voglio fare una precisazione su questo, diciamo io ho come stipendio base ho 1400 euro, ma non ci scordiamo che tra i dipendenti del Comune di Taranto vi sono dipendenti che percepiscono 1970, si va a colpire, si usa la scure col salario dei più deboli. Per quanto riguarda poi la nostra particolare posizione, voglio dire, di lavoratori, di dipendenti comunali in divisa, perché io ricordo a tutti che noi non siamo poliziotti, noi siamo dei dipendenti comunali in divisa, percepiamo un compenso che non è commisurato alla reale portata della sicurezza sul lavoro che vorremmo
e che non abbiamo, perché purtroppo ci scontriamo quotidianamente come lavoratori anche con questa realtà. Pensiamo ai pericoli insiti nella struttura comando. Io amo citare le due scale che hanno mietuto vittime quasi. Ben 5 incidenti sul lavoro, nonostante abbiamo un preposto alla sicurezza che noi non conosciamo. Voglio ricordare gli orari prolungati in servizio che ci sono consentiti da una normativa europea, ma che comunque il dirigente dovrebbe sorvegliare, cioè dovrebbe disciplinare, perché io ricordo a tutti che noi abbiamo già vissuto sulla nostra pelle una morte bianca, un incidente sul lavoro che è causato da carichi di lavoro eccessivi, che sono consentiti, voglio dire, ma su cui ci si dovrebbe porre un interrogativo. Non è normale che io esco in pattuglia con un collega che ha alle spalle 14 e più ore di lavoro, anche se, voglio dire, la normativa europea consente a noi, ai poliziotti provinciali, alle forze di polizia, andare in deroga alle 48 ore. Io voglio ricordare come una programmazione avventata di determinate operazioni di polizia portino, di vigilanza a non aria porti a episodi incresciosi come quelli di via Mascherpa, dove si è andato a colpire, dove dei colleghi hanno riportato delle lesioni importanti per operare per delle operazioni di normale routine. Io voglio ricordare episodi di cattivo costume che ci vedono protagonisti ogni giorno e su cui il lavoratore non è tutelato prima dalla struttura, dalla dirigenza e dopo dall'amministrazione comunale, che io ricordo a tutti, in caso di infortunio sul lavoro ci toglie le indennità e ci considera assenti per quanto riguarda le progressioni, e questo è un altro scempio, e questo è stato un altro quesito che io ho sollevato al dirigente, rimasto insoluto. Questo è il livello di risposta e di attenzione alle problematiche dei lavoratori oggi sul comune di Taranto. Passiamo a Massimo Albano, delegato USB Pubblico Impiego Comune di Taranto. Ma si è cercato un dialogo con l'amministrazione comunale? Cioè avete cercato sicuramente di avere un contatto con il sindaco, con l'assessore delegato al personale, la Vozza mi pare. Insomma, a questo punto la vostra è una vox clamans nel deserto, una voce che grida e che però ha degli interlocutori muti. Noi ribadiamo quello che sono i passi che voi avete fatto e il silenzio ricevuto. Io in questa sede ribadisco quello che è stato detto quando abbiamo occupato, si fa per dire, perché poi per un motivo proprio di non far cadere su un dipendente comunale in buona fede le colpe di aver occupato la stanza della delegazione trattante. Ripeto, abbiamo fatto varie richieste sia al dirigente Spano e adesso facciamo anche all'assessore al personale. Abbiamo già avuto, cioè quello di incontrarci formalmente e discutere in pace, diciamo. Abbiamo già avuto altri incontri con l'amministrazione comunale e con la parte pubblica, ma ci sono state fatte solo promesse, che il sindaco sembrava venire incontro alle esigenze che erano quelle del lavoratore, cioè noi facevamo le richieste specifiche per la polizia locale, ovvero sia, faccio un esempio, quello di rimanere a casa, non dico tutti i festivi rossi del calendario, ma almeno in alcuni, e invece con una busta paga come quella che abbiamo visto, noi lavoriamo il Natale, il Capodanno, il Santo Stefano e tutte le feste comandate per soli 13 euro. Io preferisco rimanere a casa e godersi la godermi la famiglia, e godermi gli amici. E quando è stata fatta questa domanda al signor sindaco, ma lei si sente in grado di dire a noi che dobbiamo lavorare tutti i festivi infrasettimanali con per 12-13 euro? E lui ha detto no, non è cosa, anch'io ho lavorato negli enti locali e
quando lavoravo a Natale. Il sindaco sa, non sa, fa finta di non sapere nulla. E il sindaco diceva: è giusto che le rivendicazioni ma poi le decisioni... È giusto che voi non possiate lavorare 12 giorni rossi chiedo scusa, all'anno. Ma a questo punto dice: è giusto, è la colpa di chi è? Di... Era stata fatta una della promessa. Mala sorte, non lo so. Rizzo ride giustamente. Dice: non è che qui è colpa. Mi sono ricordato di un episodio. È colpa mia, no? Facemmo un incontro con il sindaco Spano, c'era l'assessore De Gregorio, c'eravamo noi e c'era una rappresentanza di lavoratori. Prima di quell'incontro, un minuto prima, io feci una dichiarazione e dissi: caro sindaco, siccome siamo impegnatissimi, noi per alcune ragioni e tu per altre, ecco. Io dissi: se dobbiamo iniziare una discussione, e questa discussione deve essere la classica discussione dove noi poniamo i problemi e tu ci rispondi sì, prendendoci in giro, facci guadagnare tempo, ti apprezziamo di più se dici: guarda, sono disinteressato perché ci alziamo, ce ne andiamo, ognuno per i fatti suoi, poi vediamo che succede. No, assolutamente. Allora, lui fece una serie di dichiarazioni, ne ricordo alcune, disse: è un fatto democratico parlare con l'organizzazione che ha più iscritti tra i vigili urbani. Quindi noi siamo obbligati a parlare perché la democrazia prevede questo, perché poi tra l'altro non bisogna dimenticare che noi abbiamo il 95% degli iscritti, se non sbaglio, nella polizia. Le altre sigle hanno un iscritto a testa o qualcosa del genere, uno massimo due. Quindi avete monopolizzato. Abbiamo il monopolio, però loro convocano le altre sigle per farli è assurda sta però cosa, no? Le altre sigle si siedono ai tavoli e voi no. Certo, cioè, sì, strano. Questa è l'assurdità, è una delle tante assurdità. Il diritto di assemblea. Puoi negare il diritto dell'assemblea all'organizzazione che vanta una percentuale così alta di iscritti? No, io l'assemblea ve la concedo. Cioè, guarda, fu un discorso di due ore dove disse sì a tutto. Ma come è classico fare, no? Perché poi alla fine a Stefano, che è dottore, io veramente gli consiglierei una visita, perché uno dice sempre sì e poi fa esattamente il contrario di quello che dice. Secondo me è da far controllare. Ma il paradosso è che un attimo dopo che lui è andato via, c'era il dirigente Spano che non disse una parola in presenza del sindaco. Trovo la parola. Noi riparlammo dell'assemblea e Spano ieri disse: no, l'assemblea non me la do. Come non ce la dai? Ma se il sindaco ha detto... Cioè, un po' la mano destra non sa quello che fa la sinistra. Allora, guarda, non voglio essere volgare, ma quello è l'emblema di quello che è il modello politico che questi, attuano nei confronti delle parti sociali o dei lavoratori. Ecco, si è staccata pure la bandiera per confermare. È il bello della diretta, è no? La classica bandiera politica che si abbatte. Becera, fatta di prese in giro, che è distante anni luce dalle esigenze delle persone, dei comuni cittadini, dei lavoratori, e che è fine a se stessa. Okay. Perché la verità è questa. E allora ritorniamo da Marcello La Gioia, siete la forza sindacale più rappresentativa e non avete diritto, cioè non vi viene riconosciuto il diritto di partecipazione che invece in un paese democratico dovreste avere. E come vi sentite anche con gli altri colleghi di altre sigle sindacali? Cioè voi avete il 90, mi diceva Rizzo, il 95%, un po'. Come dire, vengo anch'io, no, tu no, l'USB è c'è da bandito, non nel senso deterioro del termine, ma bandito nel senso di messo fuori da, estromesso. Ma anche in maniera sarcastica e anche ironica, i colleghi iscritti ad altre sigle sindacali, prendendoci separatamente negli spogliatoi, per i corridoi, e come ci aveva tra l'altro predetto Francesco quando ci siamo riuniti, statevi attenti perché cercheranno di denigrare, cercheranno di minimizzare, di sminuire la valenza di questo sindacato. E personalmente invece devo constatare, devo verificare che a parte la genuinità e l'impegno che profonde Francesco nel catechizzarci, nel illuminarci su alcune dinamiche che succedono all'interno dei sindacati, stiamo verificando che è proprio quello che succede, cioè una guerra classica ma vecchia, di vecchio stampo, di sindacati che sfruttano soltanto l'arma del denigrare, dello sminuire, del dire statevi attenti perché siete isolati, statevi attenti perché siete accerchiati, arrendetevi, no? È un sindacato sì che prima o poi verrà schiacciato e voi che ne fate parte pagherete il fio delle vostre colpe. Invece io credo a furia
di schiacciarci, a Taranto siamo diventati 3.000. Perciò è un effetto boomerang. Se continuano così, credo che in 5-6 anni ci faranno diventare la prima organizzazione. Io credo che invece la nostra vittoria sia quella dell'unione, della compattezza. Quello che cerco di dire quando parlo con i colleghi, soprattutto dei colleghi che purtroppo sono, tra virgolette, funzionali al sistema, forse perché non hanno capito, forse perché hanno capito meglio di noi. No, hanno capito probabilmente che mettersi contro il sistema può essere controproducente. Sì, si ha paura. Pensate a quello che mi hanno fatto alla mia persona, che hanno cercato di buttarmi fuori, ma chiaramente sono tornato pochi capiscono. Peggio di prima, più forte di prima, con qualche parlamentare che pare che sia sparito. Visto chi l'ha visto l'altra sera. Ma oramai, vabbè. Chi se lo ricorda più? È per quello che noi diciamo che ai colleghi che credono con la solita frase tanto non si può far niente, trincerandosi dietro queste frasi, però nascondono la volontà di assecondare il potere, tra virgolette, non fanno altro che rendere inutili le lotte che facciamo, e sono lotte che facciamo con la nostra pelle, col nostro sacrificio, col tempo che togliamo alla famiglia, per cercare di migliorare. Io a volte non riesco a capire alcuni colleghi che accettano le decurtazioni di stipendio, che accettano il fatto di lavorare il festivo infrasettimanale. Chiariamo, a margine di quello che ha detto Massimo, noi non è che vogliamo stare a casa il festivo, noi dobbiamo lavorare perché è una nostra funzione quella di lavorare anche nei festivi, ma regolamentare questo tipo di lavoro e soprattutto pagarlo come dice la legge. C'è una gerarchia delle fonti del diritto, è la legge che dice che deve essere pagato straordinario, è il nostro regolamento che dice che dobbiamo essere pagati straordinario e non una determina dirigenziale o un disciplinare. Okay. E non bisogna aspettare sentenze. Se il comune lo sa che noi dobbiamo essere pagati in una certa maniera e che il giorno festivo è per tutti, per le forze di polizia è un super festivo, per noi è un giorno ma normale. Ma oltretutto si crea questa situazione che nel momento in cui voi aderite, penso che le abbiate già dite le vie legali, e come presumibile l'amministrazione comunale risultasse soccombente, c'è una giurisprudenza e quindi consolidata, condannata a pagare, poi quello che si caricherà la croce e dovrà pagare come amministrazione è la prossima amministrazione. Bene, pubblicità, qualche minuto e al rientro terza parte. Rieccoci in studio, terza parte di Polifemo. Riprendiamo da siamo in casa USB, ci stiamo occupando delle situazioni occupazionali e dei tagli nei confronti dei lavoratori e della precarizzazione. Questo a livello nazionale, ma anche i riverberi e certe anomalie, certe stranezze, tutte in salsa tarantina che l'amministrazione comunale starebbe ponendo in atto. Riprendiamo da Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Allora facciamo un po' il punto ora sulle nuove sfide dell'USB. Siete molto impegnati anche in vari ambiti, nell'ambito sanitario. State combattendo anche una battaglia a favore dei dipendenti di Sanità Service, quindi una diffusione, una capillarizzazione dell'USB vuoi in ambito pubblico, vuoi in ambito privato. Sì, lo si partì dall'ILVA quanti anni fa? 4 anni fa. Quattro anni che possono sembrare tanti, ma in realtà per noi sono stati velocissimi. Se poi uno fa un'analisi di quello che eravamo, di quello che siamo oggi, con soddisfazione possiamo dire che è bello quando vai in ospedale e incontri il vigilante che tu hai iscritto, appartiene alla tua organizzazione, il dipendente di Sanità Service con tuo iscritto, il dipendente dell'ospedale, quindi sanità pubblica con il nostro iscritto, il dipendente della manutenzione degli ospedali con il nostro iscritto, cioè ci siamo radicati un po' dappertutto. Questo è, come dire, positivo. Tra l'altro i numeri dicono che abbiamo potenzialmente la possibilità di continuare a crescere in maniera, ecco, è il classico caso il nostro, un poco strano, dove la domanda rischia di non essere, come dire, non riusciamo ad assecondare tutte le richieste che arrivano, però fa piacere perché a un certo punto questo modello sindacale che parte dal basso, veramente parte dal basso, partecipativo, guardate, io li prendo come modello spesso e volentieri, no? Anche quando parlo con altri lavoratori o quando discutiamo con i dirigenti dell'organizzazione.
perché quando si pensa al dipendente pubblico nell'immaginario collettivo, il privilegiato, l'intoccabile, privilegiato, è vedere il vigile, come dire, i vigili urbani che fanno la prima manifestazione, lo sciopero, la seconda manifestazione, fanno l'occupazione della stanza al comune, cioè questa vitalità, ecco, passa un messaggio che c'è fortunatamente ancora chi vuole lottare per i propri diritti e non vuole soccombere di fronte a quello che dicevi, che diceva Marcello prima, no? Di fronte al lassismo, cioè al fatto che le cose, siccome devono andare in questa maniera, noi non ci opponiamo e facciamolo andare così. Ma poi c'è proprio chi ha la mentalità servile, cioè chi è proprio mentalmente prono ed è mentalmente proprio sottomesso, cioè non ha la forza di reagire. Guarda, io credo che a Taranto, almeno vivendo qua, l'unica spiegazione che riesco a darmi è questa. Io credo che Taranto poi sia, si sia creata una vera e propria lobby della mala politica, del mal sindacato, partendo da un fatto: Taranto è una città che ha un tasso di disoccupazione elevatissimo e se tu vuoi lavorare a Taranto, in qualsiasi luogo, o ti devi rivolgere a un certo sindacato o a una certa politica. È chiaro che questo fa scattare tutta una serie di meccanismi, come dire, tu rimani legato, rimani incatenato, concatenato con questi tipi di meccanismi. Non è un caso, tra l'altro, e chiudo poi non parlo più veramente. No, perché ci fa piacere. Che quello stabilimento Ilva, dobbiamo anche dire qualcosa, ha rappresentato per anni, come dire, il bacino elettorale di parecchi consiglieri comunali. Poi il modo, come dire, in cui si procuravano i voti, penso che a Taranto lo conosciamo tutti quanti. Okay. E allora passiamo ad Angelo Ferrarese. Dicevo, una capacità di penetrazione dell'USB, però il sistema, no, molte volte rischia di stritolarti e quindi ci sono ancora da scrostare pesantemente certe situazioni, ripeto, consolidate. Sì, in buona sostanza, oddio, io su questo dato che lei ci fornisce vi faccio un ragionamento. Contrariamente a quanto si pensa, c'è un'inversione di tendenza nei lavoratori. Oggi il lavoratore paradossalmente non vuole più il sindacato cosiddetto di servizio, vuole il sindacato di base, vuole il delegato, vuole la persona umana che lo capisce, che lo comprende e sta vicino. Su questo l'unione sindacale di base, essendo un sindacato di base, quindi un sindacato che è con i lavoratori. Poi tra l'altro nella nostra politica proprio di sindacato non vi è radicata che cosa? La concezione di fare trattative con il lavoratore, cioè il lavoratore è supportato passo per passo e naturalmente il lavoratore capisce che oggi, e non è un caso che a Roma in occasione della manifestazione nazionale vi erano 40.000 lavoratori, non è un caso che questa gente, i lavoratori capiscono che oggi l'unico modo per ottenere le cose è la lotta e il conflitto e che l'unico sindacato che oggi realmente fa la lotta e il conflitto per i lavoratori è l'Unione Sindacale di base. Passiamo a Massimo Albano. Come si è avvicinato lei all'USB? Mi sono avvicinato perché ho capito che stavo perdendo tutto quello che era stato acquisito in 20 anni, 30 anni di lotta sindacale, in pochi anni. Ci siamo visti depauperare di tutti i diritti, poco per volta, con una consapevolezza da parte dei sindacati confederali, quello di non fare niente perché non era il momento, non era il periodo, non si poteva contrastare il volere dell'amministrazione comunale, del dirigente, dell'assessore di turno, si doveva stare zitti e soccombere. Piano piano è cresciuto, ma non solo nella mia persona, ma in tanti colleghi, questa sensazione di impotenza. Abbiamo detto basta e ci siamo resi conto che solamente col conflitto e la lotta, come diceva Angelo, forse riusciamo a spuntarla.
e con i numeri riusciremo a sputtarla, perché questa bruttura, l'ultima bruttura che assistiamo di ieri, pubblicata ieri in ambito pretorio, ci dice una cosa, che vogliono fare più posizioni organizzative e più dirigenti a fronte di una depauperazione del personale lavoratore che andrà in pensione e che ormai già siamo al collasso, perché siamo inferiori oltre al 50% dell'organico, ed è un controsenso, cioè non si può fare più capi e non avere esercito e non avere personale, perché che mi hanno insegnato nei miei 51 anni? Ci voleva un capo per una serie di persone, adesso invece si trovano tanti capi, tanti dirigenti per pochissime persone. Cioè c'è una piramide alla rovescia, stiamo assistendo a una piramide alla rovescia. Un esercito di generali. Un esercito di generali ben strapagato e pochissimi lavoratori che si devono sacrificare in una città di 200.000 persone con una serie di problematiche enormi, in sottorganico, e in più devono vedersi decurtare i salari accessori, le domeniche, i festivi frasettimanali, le reperibilità e tutta un'altra serie di brutture che stiamo continuando, okay, ad assistere. Su questo io voglio fare un inciso, perché io su questo voglio dire una cosa, che l'amministrazione comunale, questa politica, non capisce il sacrificio dello sportellista dell'anagrafe che riceve al giorno 150 persone per 150 carte d'identità per 200 campi di residenza, non capisce il sacrificio del bibliotecario che è rinchiuso in una struttura umido senza turno di riposo con orari prolungati, non capisce il sacrificio dell'operaio dell'ufficio segnaletica del comune che anche lui la domenica lavora gratis, non capisce proprio non lo capisce questa politica. Forse io, a me è una cosa che mi fa rimanere basito, ma questa gente ha lavorato mai in vita sua? Io, questa è un'altra domanda. Cioè, la mattina si è alzata per andare a lavorare, cosa avrebbe fatto questi consiglieri comunali, il sindaco? Se non avrebbero pagato, ma che cosa avrebbe fatto? Io non lo so, io questa domanda. Marcello, la gioia, tanta carne a cuocere, quali le prossime battaglie, quali le prossime rivendicazioni? Beh, le rivendicazioni che l'USB pone nei confronti dell'amministrazione, nello specifico del settore del quale mi occupo, è quello della polizia locale, sono veramente tante. Al momento quelle salariali sono quelle più importanti e che sono oggetto, come dicevamo prima, di azioni legali che nel più breve tempo possibile, speriamo, vedranno una risoluzione, noi siamo certi, positiva, come diceva lei prima, aggraveranno le casse comunali di ulteriori spese processuali. Quello che riguarda più da vicino le problematiche della polizia locale sono quelle dell'organizzazione del servizio, sono quelle di un personale assolutamente carente e insufficiente a far fronte al minimo indispensabile. Come ho già ripetuto in altre sedi e anche qui in altre occasioni, chi si occupa fattivamente per strada del mestiere del vigile urbano, come recentemente pubblicato dal comandante in una riorganizzazione del reparto, e quindi è cosa pubblica, sono solo 28 persone, 28 persone ultra cinquantenni con problemi di salute per alcuni, che devono sobbarcarsi l'onere di subire le giuste alle volte rivendicazioni di una cittadinanza stanca, incazzata, delusa dall'amministrazione, delusa dalla polizia municipale, delusa da una dirigenza che non sa come impiegare i vigili urbani. Abbiamo ordini di servizio fatti, cancellati, abbiamo notti in centrale che si fanno, che non si fanno, abbiamo un corpo di polizia municipale che da due anni a questa parte ha due unità sottratte all'organico per stare di notte e rispondere al telefono e dire che i vigili non ci sono la notte. È solo per questo. Tanto valeva mettere una voce una segreteria telefonica. Sì, noi quando facciamo la notte in centrale ci abbiamo centinaia di telefonate per dirci c'è il passo Carrabile, c'è l'incidente, e noi dobbiamo dire noi non ci siamo, chiamate i carabinieri, che giustamente poi ci chiamano e ci dicono noi abbiamo tanto altro da fare, voi, certo. E noi non ci siamo. E purtroppo questa è una lotta che dobbiamo cercare di portare avanti. Beh, vedete, la gente molte volte, no, pensa ai vigili urbani, li vede cattivi, li vede
E invece, vedete, cioè pensare a buste paga di 1.400 euro ti fanno capire come evidentemente nella vita e al Comune di Taranto ci sono figli e figliastri. Meditate, cittadini, meditate soprattutto quando andrete a votare, quando andremo a votare. Pubblicità. Bene, rieccoci in cassa USB, ultima parte di Polifemo relativa all'USB, quarta parte. Si è congedato, non l'abbiamo cacciato né si è dimesso, ci mancherebbe, il coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, Francesco Rizzo, aveva degli impegni sindacali e quindi ha dovuto lasciarci, ma ci lascia ovviamente in buona compagnia per questo rush finale. Allora, Angelo Ferrarese, responsabile USB pubblico impiego del Comune di Taranto. Beh, Ferrarese, vediamo un po' il vostro cronoprogramma di quello che farete, come lo dicevo prima al suo collega La Gioia, ma la piattaforma rivendicativa. Beh, in buona sostanza la piattaforma programmatica dell'organizzazione sindacale di base è la piattaforma programmatica dei lavoratori. E, purtroppo, tra virgolette, viviamo in un clima di emergenza continua dove le vertenze salariali si susseguono a ritmo incalzante su tutto l'ente. Ricordiamo le vertenze risolte, abbiamo risolto la vertenza per quanto riguarda le progressioni economiche orizzontali per tutti i lavoratori dell'ente. Su questo voglio fare un piccolo ragionamento, perché su questo sistema derivante in toto, cioè in buona sostanza si dà il livello ai dipendenti secondo il criterio della legge Brunetta, la 150 famigerata del 2009. E abbiamo assistito a uno scempio vero e proprio, a degli errori grossi derivanti purtroppo dalle valutazioni delle schede. Ed è come il nostro uso fare, noi abbiamo denunciato il fatto che sulla direzione polizia locale vi siano state più di una valutazione al fine dell'APEO. C'è la vertenza irrisolta dei vestiti infrasettimanali per quanto riguarda la polizia locale, c'è l'avvertenza irrisolta del festivo domenicale, c'è l'avvertenza irrisolta ultima, perché qui grazie all'opera di questa politica, di questa dirigenza, purtroppo viviamo un clima di vertenza continua. Abbiamo l'avvertenza per quanto riguarda il taglio, perché non parliamo più di congelamento, di taglio unilaterale non quantificato sul salario dei lavoratori più deboli, quindi, e di tutti i lavoratori dell'ente. Quindi questa è la piattaforma, quindi la lotta, perché solo la lotta ci è concessa, per riprendere questi diritti salariali persi al momento, perché qui siamo a un punto di svolta. O riconquistiamo il perso, oppure soccombiamo per sempre. E se soccombiamo per sempre, nessuno poi si può lamentare. E in buona sostanza la nostra piattaforma programmatica cambia di giorno in giorno, perché le vertenze si susseguono a ritmo incalzante e siamo noi, ma non perché lo diciamo noi, perché ce lo dicono i lavoratori, l'ultimo baluardo a difesa del padrone, a difesa dell'attacco salariale. Massimo Albano, il rapporto con le altre rappresentanze sindacali. Ovviamente le altre rappresentanze sindacali stanno perdendo terreno, perché il lavoratore si è accorto che ci sono stati anni di menefreghismo, si è accorto che negli ultimi anni si è fatto solamente quello che diceva, giustamente come dice Angelo, il padrone. Adesso però si stanno accorgendo anche che si stanno toccando, perché sono in minoranza, alcuni aspetti che loro pensavano si fossero tutelati. Non solo hanno perso iscritti, hanno perso anche il potere contrattuale, in quanto ieri, per la prima volta, tutte le sigle sindacali sono state contrarie a una scelta. Diciamo ieri, mi perdoni, perché siamo in registrazione, sì. Oggi martedì 25 ieri ottobre, lunedì 24, lo diciamo perché noi andiamo in onda di
di venerdì 28, durante la delegazione, però chiaramente il riferimento è alla giornata di ieri, 24 ottobre. Durante la delegazione di Atlante si sono rifiutati di fermare quello che poi era stato proposto dalla parte pubblica e dalla parte politica. Quindi credo che il conflitto, sì, certamente, così come c'è un conflitto con la parte politica e la parte pubblica, c'è anche un conflitto con le altre organizzazioni sindacali. Però possiamo anche accettare un dialogo e vedere se tutti insieme, tutte le sigle sindacali, compresi noi, riusciamo in qualche senso, in qualche modo a buttare giù questo muro di gomma e riuscire a decapitare qualche cosa, a portare a casa qualcosa. Completiamo la nostra puntata con Marcello La Gioia, un progressivo depauperamento anche e soprattutto economico, ma anche uno svilimento morale, no? Perché sentirsi dire che la giornata festiva ti viene pagata con 13 euro, ecco, negli anni abbiamo assistito e avete vissuto in prima persona questo impoverimento continuo, progressivo, incessante. A noi è sembrato, chiaramente sbagliamo nel pensarlo forse, è pensata una persecuzione nei nostri confronti, una guerra a livellare gli stipendi per delle ragioni che non capiamo, perché comunque delle differenziazioni in base alle competenze, in base alle professionalità ci deve essere sempre. Questa smania di dire siamo tutti uguali credo che non faccia bene, perché premiare le professionalità, premiare le competenze, premiare chi si sacrifica credo sia giusto. E le confesso che da quando lavoro a Taranto non c'è mai stata neanche una pacca sulla spalla, anzi il più delle volte calcio nel sedere, mi passi l'espressione, tra virgolette. Ma ne prendiamo anche, cioè li prendiamo anche fisicamente probabilmente i calci nel sedere. E quindi il nostro lavoro, che sembra un lavoro facile, anche perché in televisione non siamo coraggiosi come le altre forze dell'ordine, veniamo alle volte scherniti, ma il nostro è un lavoro che è abbastanza difficile, siamo a diretto contatto con la gente, siamo a diretto contatto con i problemi, è una motivazione, uno spirito positivo ci serve, e tornare a casa e portare questo tipo di buste paga in famiglia non fa bene al morale, non fa bene all'economia, potremmo anche dire. Beh, una puntata dedicata all'USB, alle tante battaglie che USB porta avanti. Abbiamo analizzato sia i tagli a livello governativo, sia certe anomalie e altri impoverimenti a livello locale. Bisogna fare chiarezza e bisogna soprattutto anche fare luce su certe situazioni e soprattutto informare, perché per esempio nessuno sapeva, e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, che una giornata, il festivo, ripeto, viene retribuito con 13 euro. Allora uno magari vede i vigili, dice la domenica, questi, o i festivi, questi chissà come si arricchiscono, chissà come sguazzano. Un tozzo di pane, un pugno di mosche, ecco la dignità che viene umiliata, ecco come viene umiliata, calpestata la dignità di lavoratori, perché vigili urbani o altro, comunque si tratta di lavoratori. Bene, è tutto, termina qui la quarta parte di Polifemo, ora un break pubblicitario e poi Polifemo, un'ultima parte in cui affronteremo varie situazioni diverse tra loro, ma Polifemo vuole dare lo spazio e la voce a tutti, e quindi in quest'ultima porzione di Polifemo faremo sì che ognuno possa far sentire la propria voce. Pubblicità.